Queste immagini sono state girate questa mattina presto alle 7, quando i dipendenti, anche i titolari del Grasso Stanco, erano già al lavoro per riparare i danni del forte maltempo, si dice una tromba d'aria che ha colpito il litorale di Sottomarina, Isola Verde, ma in particolare sembra che i danni si siano concentrati sullo stabilimento del Grasso Stanco. Queste immagini che vediamo sono della terrazza che è stata colpita, vedete, c'è stato veramente un disastro, siamo vicini agli amici del Grasso Stanco e si parla di un danno così stimabile sui 70-80 mila euro, speriamo che alla fine il conto sia molto più basso. E il maltempo è arrivato circa le 10 della sera e c'era una previsione di questi nubifragi, ma come sappiamo non si può mai sapere con esattezza dove va a colpire. Questa è una delle casette e la copertura è volata a quasi un chilometro di distanza, quel pezzettino che manca, che abbiamo ripreso poi da un'altra parte. La zona, diciamo, oltre i danni al Grasso Stanco ci sono stati i danni al Sand, e almeno così stanno arrivando le voci, al Sand, e sembra che comunque la maggior parte dei danni siano al Sand e anche nei pressi dello stabilimento Idrofollie, ai bagni Arcobaleno. E insomma, 10 minuti di paura, ancora una volta un nubifragio che ha messo in tilt la città, le strade erano allagate e la gente si chiede sempre con più preoccupazione come mai questi eventi diventano sempre più frequenti. Qui siamo al Centro, ecco. L'altra località colpita duramente è stata Isola Verde Calino, dove ci sono stati tantissimi disagi con alberi caduti, e un utente, un amico Samuel Colombo, che ha una stazione meteo personale, ha registrato alle ore 22 raffiche di vento fino a 122 km all'ora e intensità di pioggia di 14,60 in 5 minuti, pari a un valore istantaneo di 1040 mm ora. Sicuramente i valori di pioggia sono sottostimati a causa del forte vento, c'è scritto ieri sera appunto agli orari. Ecco, questa è una gru che è caduta in Canal di Valle, che ha bloccato praticamente la circolazione lì della strada, e ci sono cavi telefonici caduti, alberi caduti, i pompieri sono anche tuttora al momento in azione e la conta dei danni si avrà fra qualche giorno, il conteggio definitivo. Niente, cosa dire, purtroppo queste cose stanno arrivando troppo frequentemente. Una volta succedeva ogni 3-4 stagioni estive una tromba d'aria, ma mai cose del genere. Purtroppo forse è il caso di cominciare a pensare seriamente che non possiamo più pensare che l'ambiente sia una cosa solo sfruttabile.